90 anni sono un traguardo importante, sono un traguardo prestigioso, quindi mi pare giusto e doveroso solennizzarlo con una festa di questa portata. Abbiamo tantissimi gruppi alpini con i Gagliardetti, arrivati addirittura da Pordenone, Valvasone, Azzano Decimo e dalla Liguria e dalla provincia di Torino. Quindi io sono particolarmente orgogliosa di ospitare così tante penne nere per questo bellissimo 90° compleanno del gruppo di Cantarana. Oggi è stata per me una soddisfazione enorme. Ho visto un gruppo unito, un capogruppo giovane che avrà ancora dovrà crescere, perché la gioventù è bella nel momento in cui imparano come siamo stati noi, nei nostri tempi anche noi siamo stati ovviamente giovani. E vedere una partecipazione così intenta di tutti i miei alpini, di sezioni anche che sono arrivate da diverse parti d'Italia. E più che altro mi ha impressionato molto, e questa è una cosa che mi ha veramente fatto molto piacere, è la partecipazione delle persone del paese, quelli che hanno applaudito gli alpini. Tutti i cittadini di Cantarana sono usciti una parte a applaudirci, e questo per noi alpini è un motivo di enorme orgoglio. Noi ci teniamo particolarmente, è un paese accogliente, è un paese ospitale e chi viene alle nostre manifestazioni si trova di solito molto bene. Mostra la forza e il coraggio della
sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga, fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritti pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Siamo con chi ha organizzato tutta questa manifestazione bellissima. Sei soddisfatto di questo risultato? Direi molto soddisfatto, perché il tempo è stato la perfezione, nel senso che ci ha lasciato fare la sfilata, che come ha detto anche in presentazione è stata l'unica nella provincia di Asti e forse non solo. E ringrazio questi moltissimi alpini che sono visti, Penne Nere, che sono veramente tanti, veramente grazie. Tutti in sicurezza, rispettando tutte le normative. Il primo evento in Italia e come alpini sono stato il prima sfilata, diciamo, in Italia. Ringrazio veramente tutti, chi ha fatto i permessi e chi mi ha dato la mano. Il gruppo che arriva da più distante, qual è, lo ricordiamo? Arrivano da Pordenone, sono ben due gruppi, uno da Azzano Decimo, dove ho anche dei parenti, e uno di Pordenone, di Val Vasone. È sempre alta la bandiera, sentinella lenta per il suon nostro italiano, dona non sorride, l'inno italia il Anche i paracadutisti a questa manifestazione, una collaborazione con gli alpini che avviene molto spesso. Sempre molto, più, molto volentieri veniamo. Abbiamo il nostro vicepresidente Massimo Cognolato, che è di Cantarana, il nostro socio Marco Morando, che è di Cantarana. Noi qui veniamo sempre volentieri, si mangia bene e abbiamo tanti amici. Gli alpini sono nostri carissimi amici. E fratelli. E fratelli. Marito alpino, papà alpino, e quindi non poteva che essere una madrina. L'invito di Cantarana è per la seconda settimana di agosto, per la sagra della Tinca in Carpione dell'Agnolotto.